Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, video dedicato alla rubrica consigli per gli acquisti in maniera un pochettino eccezionale, perché il tipo di acquisto che vi vado a Prima consigliare posizione è valido, persa. diciamo, per il momento solo per qualche giorno, quindi qualche sessione di gioco che duri 7-8 Carico il giorni. mio. Il titolo in questione, come avrete avuto modo di leggere dal titolo, è Halo Reach. E perché vi vado a consigliare proprio questo titolo? Prima di tutto perché è stato aggiunto alla rubrica Games with Gold da parte di Microsoft per il mese di settembre. Quindi se avete l'abbonamento Xbox Live potete Prima scaricarlo posizione persa. gratuitamente, mentre se non ce l'avete potete acquistarlo sempre ad un costo abbastanza irrisorio. Comunque, perché vi vado a consigliare questo titolo? E soprattutto perché per 7-8 giorni? Molto semplicemente perché tra 7-8 giorni, quindi per il 9 settembre, uscirà Destiny, gioco sul quale già mi sono pronunciato e l'ho consigliato praticamente a chiunque, cioè il gioco che non compri solamente se non ti piacciono gli FPS, in qualunque altra situazione è un must have. Dunque, perché poi proprio Halo Reach? Perché Halo Reach è l'ultimo titolo al quale ha lavorato Bungie o Bungie, che dir si voglia, Prima posizione. prima poi di mettersi al lavoro sul progetto quadriennale che ormai è terminato, quindi siamo prossimi all'uscita di Destiny. Quindi avrete tra le mani un gioco completo sotto tutti i punti di vista, con un single player e un multiplayer memorabili, veramente dei punti di riferimento per quelli che sono la giocabilità, l'equilibrio, le modalità e soprattutto anche a livello di level design da parte delle mappe, su cui si gioca parlando dell'ambito multiplayer. Potrete divertirvi un sacco con la campagna single player, giocandola tra l'altro in cooperativa, che è possibile giocare qualsiasi missione fino a 4 giocatori ad ogni difficoltà, a diverse difficoltà, anche online e non solo con i propri amici, bensì anche praticamente ci sono delle Nel matchmaking ci sono delle playlist dedicate, quindi a fare delle missioni con il primo tizio che capita, per così dirlo. Inoltre ci sono i teschi, che per chi non lo sapesse sono delle varianti che praticamente vanno a semplificare o complicare la partita. Giusto Prima per fare un posizione. esempio, quando si gioca a 4 giocatori esiste il respawn, però per esempio c'è un teschio che si chiama Ferro, se non sbaglio, che praticamente impone come regola che se uno dei 4 partecipanti alla partita muore, praticamente è come se si morisse tutti, tutta la squadra praticamente morisse. Prima posizione persa. Vabbè, ve la faccio molto breve prima di lasciarvi al gameplay vero e proprio. Partita comunque carina secondo me da vedere, quindi pertanto vi consiglio di continuare la visione. Il titolo è, come detto, è completo, potete trovarlo gratuitamente o sempre, come tutti i titoli della rubrica consigli per acquisti, ad un costo veramente irrisorio. E se non avete giocato questo, ma anche come gli altri Halo, vi consiglio vivamente di farlo, anche perché qualsiasi altro capitolo come questo gioco ha un costo decisamente basso, quindi potete accedervi tranquillamente, mettete le mani, quindi come detto su giochi dall'indiscusso valore. Quindi detto questo, io chiudo qui il video. Come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace, di lasciare un commento se avete delle domande, iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto e se non volete perdervi i prossimi. Io per il momento vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video e vi lascio al gameplay. Yeah.
doppia uccisione. Tripla uccisione. Pari con il migliore. Prima posizione. Pari con il migliore. Prima posizione persa. Uccisione. Guasta bestia. Restano 5 minuti. Tripla uccisione. Annientamento. Pari con il migliore. Massacro. Prima posizione.